Ciao a tutti ragazzi, io sono Daddy99 e oggi siamo in un nuovo tutorial. In questo tutorial volevo mostrarvi, spiegarvi come utilizzare MSI Afterburner. Questo programma è un programma a mio avviso molto molto utile, infatti io lo utilizzo appunto per molte cose, per esempio per registrare i gameplay dei test, oppure anche per vedere gli utilizzi CPU, GPU e cose varie in game. Però questo programma appunto può fare anche altre cose che appunto successivamente vi farò vedere. Allora andiamo a vedere brevemente come scaricare MSI Afterburner. Allora aprite il browser, cercate MSI Afterburner, andate sul primo risultato, questo qui di MSI appunto, Gaming MSI. Poi scendete, andate in Downloads e qui premete su Download Afterburner. Nel caso state per esempio vi serve appunto MSI Afterburner per Android, premete qui, se vi serve per iOS premete qui e così via. Una volta premuto partirà il download dello zip e all'interno di questo zip appunto ci sarà il setup e così potete installare appunto il programma. Scusate, qui ho rimesso a scaricare, ecco. Allora, una volta installato il programma si presenterà così. Allora, questa è la parte iniziale del programma, ovvero un hardware monitor. Infatti, in questa schermata possiamo praticamente monitorare qualunque cosa della nostra scheda video. Infatti, qui potete vedere, per esempio, la temperatura, l'utilizzo, la velocità della ventola, i giri al minuto, ed è possibile anche aggiungere altre cose. Inoltre, qui ci sono anche vari slider, diciamo, che potete modificare, però io, diciamo, non vi consiglio di modificare queste cose, a meno che non siete diciamo, non siete degli esperti in un certo senso. Allora, però quello che volevo mostrarvi io sta nelle impostazioni, quindi andate in settings e qui si aprirà questa schermata. Allora, nella prima pagina, sì, nel primo menu, diciamo, abbiamo le impostazioni generali, per esempio quella di avviare il programma con Windows e tutte altre cose, diciamo le impostazioni generali. Nel secondo menu abbiamo questa cosa della ventola che ci dice di abilitare il software del controllo automatico della ventola definito dall'utente. E niente, appunto vi consentirà di abilitare il controllo automatico della ventola. Poi qui nel menu il menu dei grafici è la parte, diciamo, in cui mi volevo concentrare di più. Allora, in questo programma, la cosa molto particolare di questo programma è il fatto che è presente quando si registra oppure quando lo si ha semplicemente aperto in background, è possibile vedere l'utilizzo della CPU o comunque tutte queste cose che stanno scritte qua in game, in un grafico stile Fraps, diciamo. Come state vedendo, per esempio, in questo screen, in alto a sinistra potete vedere tutte queste cose appunto che si possono vedere in game, per magari farvi, non lo so, per farvi vedere meglio se per esempio la vostra CPU è utilizzata al massimo in un gioco, contrario se per esempio la vostra GPU è utilizzata al massimo, quanta RAM state utilizzando. Questa cosa è molto utile, specialmente se fate per esempio come me dei test sul PC, diciamo. Allora, andiamo a vedere un poco cosa si può attivare. Allora, per prima cosa si possono attivare tutte le cose riguardanti la scheda video, quindi temperatura, utilizzo, velocità di ventola, contagiri e queste cose qua. Poi si possono mostrare ovviamente gli FPS, che sarebbe la velocità fotogrammi, l'utilizzo della RAM, ovvero uso della memoria. E poi è possibile vedere l'utilizzo della CPU anche in ogni singolo core. Per esempio, io che ho una CPU quad core, qui mi dice utilizzo CPU 1, 2, 3 e 4, cioè mi fa vedere ogni core quanto è utilizzato. Io però in particolare ho attivato l'utilizzo CPU generale. E poi, diciamo, se voi volete, che ne so, aggiungere una cosa, è molto semplice, basta premere su la spunta qui, per esempio periodo. Ci premete sopra e mettete mostrare le informazioni su schermo in tempo reale. Come vedete, devo dire, uscirà scritto in OSD, ovvero in on-screen display. E appunto,
quando lo metterete vuol dire che ci sarà nel grafico. Quindi appunto tutte le cose che volete aggiungere basta che le selezionate qui e mettete mostra su schermo. Poi il mio prossimo menu è l'informazione schermo. E in questo menu possiamo regolare cose come per esempio mostra lo screen display nei video, nelle foto catturate. In pratica vi farà vedere il monitoraggio nei video e nelle foto. E poi queste varie cose per attivare le informazioni su schermo in tempo reale. Poi qui abbiamo il menu della cattura immagine, che non sarebbe altro che appunto vi fa scegliere il tasto per catturare gli screenshot, il formato e la qualità. Io in particolare vi consiglio, per quanto riguarda gli screenshot, 100% di qualità, anche perché non è che ne risentono in un calo di FPS gli screenshot. Poi la cattura video. La cattura video è un altro punto su cui vi volevo soffermare. Allora, vi farà scegliere il tasto con cui catturate il video. Poi qui avete varie cose. In particolare, per quanto riguarda la cattura dei giochi, io vi consiglio formato AVI, poi qualità 90. In particolare io metto di solito un 90%, perché non so perché, ma io vedo una, diciamo, non si nota tanto la differenza, però si nota molto il calo di frame tra 100 e 90. Poi dimensione del frame. Se mettete full frame ci sarà un calo davvero davvero molto drastico. In particolare vi consiglio di mettere la vostra risoluzione, in particolare a me 1080p, e penso alla maggior parte di voi anche 1080p. Poi per quanto riguarda il gameplay, io vi consiglio gli FPS 30. Perché comunque diciamo che registrare a 60 fps è molto 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 pesante. E in particolare se avete un processore non molto buono, è davvero difficilissimo, diciamo, registrare a 60 fps. E poi diciamo che 30 fps comunque è buono per un video, specialmente se poi avete lo screen display attivato che mi mostra in realtà quanti sono gli fps. Poi qui avete il limite dei frame rate, la cartella dove salverai i video e altre cosette, diciamo, che potete però anche tralasciare. Poi volevo mostrarvi anche la personalizzazione dello screen display. Basta andare nelle impostazioni, informazioni schermo, altro, e si aprirà questo Riva Tuner Statistic Server. Allora, in questo Riva Tuner noi possiamo modificare varie cose, per esempio la grandezza dello screen display, vedete? Poi il colore dello screen display, la parte dove si troverà lo screen display, quindi volendo lo potete mettere negli angoli, però tramite queste freccette, volendo lo potete mettere pure, che ne so, in mezzo allo schermo, vedete? Anche se non ha molto senso, vedete, lo potete spostare appunto dove volete. Inoltre potete attivare l'ombra dello screen display, che io vi consiglio di attivare perché se per esempio, che ne so, in un gioco ci sarà qualcosa del colore dello screen display, probabilmente non si vedrà niente. E poi un'altra cosa molto molto importante è che tramite questo programma è possibile anche mettere il limitatore degli FPS nei giochi. Quindi, che ne so, mettiamo caso che volete un gioco che vada a 30 fps. Allora qui mettete 30 e il gioco si limiterà a 30, senza necessariamente registrare. Basta che lo mettete qui e tenete Afterburner aperto in background, e appunto vi metterà il limite. Vabbè, inoltre potete anche attivare che si appunto avvia questo programma, si avvia con Windows, ma diciamo che non ha senso praticamente. E niente, queste erano, diciamo, le cose di Riva Tuner. Qui ragazzi, queste erano le cose che potete fare con MSI Afterburner. Io lo reputo un programma ottimo per quanto riguarda la registrazione dei test in particolare, perché appunto vi mostrerà, come ho detto prima, lo screen display. Però è molto utile anche se per esempio non dovete fare video, ma volete semplicemente vedere gli utilizzi delle varie componenti del vostro PC.
Inoltre è anche buono da tenere perché comunque è un ottimo programma per monitorare temperature e cose di questo tipo. E poi è praticamente gratis, quindi non avete nulla da perdere. Quindi ragazzi, se questo video vi è stato utile, se questo programma vi ha fatto scoprire magari un programma che non conoscevate, mi raccomando, mettete un bel mi piace. Iscrivetevi se non siete ancora iscritti per rimanere aggiornati su tutti i video che faremo. E quindi niente, noi ci becchiamo al prossimo video.